È stato inaugurato nel pomeriggio di sabato 9 aprile presso il Centro Famiglie nel Parco Dante Meaglia del Castello Malgrà a Rivarolo Canavese il fondo librario costituito in memoria di Liliana e Osvaldo di Ghera. Ad un anno dalla loro tragica scomparsa, la figlia Francesca ha deciso di donare alla comunità, tramite la Biblioteca Comunale Domenico Besso Marchese, 1000 volumi, soprattutto in narrativa, che sono disponibili presso il Centro Famiglie. Grazie alla collaborazione tra CIS38 e Cooperativa Andirivieni, il Centro Famiglie offre un aiuto psicologico, uno sportello antiviolenza, attività per neomamme, laboratori per famiglie e bambini e molte altre azioni concrete di ascolto e sostegno vicino allo spirito che ha animato Liliana Osvaldo. Un modo per ridare nuova vita ai libri e tramandare i valori dei coniugi di Ghera a tutta la comunità. La presentazione si è aperta con alcuni brani musicali a cura di due allievi dell'Associazione Liceo Musicale, che collabora in modo costante con la Cooperativa Andirivieni. A fare gli onori di casa è stata Cristina Rò, che cura la cooperativa. Il Centro Famiglie è uno spazio pubblico aperto a tutte le famiglie del territorio, non solo quelle rivarolesi, infatti abbiamo molte persone che ci raggiungono anche dai comuni vicini. È uno spazio dove possiamo trovare molte cose, ci sono molti professionisti che si alternano nei nostri locali, c'è uno sportello psicologico, c'è un mediatore familiare di coppia, c'è uno sportello legale, c'è uno spazio per l'ascolto e l'accoglienza e il supporto psicologico delle donne vittime di violenza. Ci sono spazi però, soprattutto, questo mi fa piacere dirlo, di aggregazione e di socializzazione. Questo perché il Centro Famiglie è veramente un posto dove ci auguriamo e speriamo le persone possano trovare il tempo, la voglia e il piacere di stare insieme. Le famiglie possano trovare dei momenti di comunità familiare, amicale, interpersonale. Siamo in un posto bellissimo, lo vedete, il castello è qua dietro, il parco è meraviglioso. E dico questo perché per noi un aspetto che da sempre è stato molto importante quando abbiamo iniziato a lavorare in questo centro è il valore della bellezza intesa come luogo, ma come qualcosa che cura, qualcosa che conforta, qualcosa che ti abbraccia in qualche maniera. Quindi con molto piacere, con profondo rispetto abbiamo colto la disponibilità di Francesca di donare dei libri a questo centro e a questi spazi, perché i libri sono per noi bellezza, sono per noi conforto e siamo contenti che vengano utilizzati dai bambini, dai ragazzi, dalle famiglie che vivono questo centro. Qui possiamo trovare veramente degli spazi che ci consentono di stare insieme nella collettività. Il centro durante la settimana è molto abitato, è molto vissuto. E ci sono le mamme con i bambini piccoli, ci sono i ragazzi delle medie, ci sono i ragazzini delle elementari, ci sono i corsi di musicoterapia, ci sono attività sportive, c'è un mondo che gira qui intorno e quindi ci fa molto piacere che questi libri possano essere accompagnare un po' le persone che abitano questo centro e ci piace pensare che il tuo papà e la tua mamma siano con loro in questo percorso. Quindi grazie davvero Francesca. Un'altra cosa che mi fa piacere dire, così passo poi velocemente la parola a Stefania Pozzato del CIS38 e a Sonia Magliano del Liceo Musicale, è che questo è un progetto collettivo, ok? Andirivieni gestisce il centro e gli operatori sono tutti i miei colleghi, ma in realtà molte sono le realtà che qui collaborano a fare tutta una serie di attività. Il Liceo Musicale è una di queste, quindi qui facciamo spettacoli, facciamo incontri culturali. Il programma è un programma che cambia continuamente e costantemente di venire, quindi vi invito anche a scoprirci sui social perché è piuttosto raccontato. Un modo per farli rivivere, ha rimarcato l'assessore alla cultura Costanza Contacanova. Buongiorno a tutti, e davvero mi fa piacere che oggi siete qui così numerosi perché per noi l'inaugurazione di questo fondo librario
dedicato a Liliana e Osvaldo è un momento davvero davvero importante, è un momento, come si diceva prima, collettivo, perché viene celebrato qua, ma riguarda davvero tutta la nostra città, tutta la cittadinanza che oggi qui viene rappresentata e che voi rappresentate. Quando è stata proposta da Francesca appunto l'idea di portare dei libri inizialmente in biblioteca, nella nostra biblioteca, la biblioteca Besso Marchese, e poi insieme ragionando con Maria Grazia, con Riccardo, con il Centro Famiglie, ovviamente con Francesca, si è pensato in realtà di istituire questo fondo e di collocarlo qui. Ovviamente l'idea è piaciuta a tutti e ci è sembrato forse il modo migliore per valorizzare questo patrimonio librario e anche per ricordare Osvaldo e Liliana. E a me personalmente è venuta in mente un ricordo riferito alla mitologia greca e latina. Alcuni miti appunto greci e latini, quando alcuni uomini morivano, o anche non per forza morivano, ma avevano qualche vicissitudine particolare nella loro vita, gli dei per premiarli li trasformavano in stelle, con un fenomeno che è chiamato appunto catasterismo, cioè l'annoverare tra le stelle qualche persona, qualche essere umano, che era un premio enorme, perché le stelle erano sempre visibili. Questo per gli antichi era un modo in realtà per spiegare anche il perché ci fossero delle costellazioni, il perché ci fossero le stesse stelle nel cielo. Ecco, per me e per noi oggi è un po' questo significato l'istituzione di questo fondo, perché Liliana e Osvaldo si sono in parte trasformati per noi nei libri che qui ci sono, e per noi questa è una cosa importantissima. Noi come biblioteca, come assessorato di libri, viviamo, e tutti noi in realtà abbiamo dei libri che ci rimangono dentro, come prima è stato detto. Ecco, noi non riusciremo probabilmente mai a spiegarci le cause, come gli antichi cercavano di spiegare le cause del perché ci sono le stelle in cielo. Noi probabilmente non ci potremo mai spiegare le cause di quello che è accaduto, ma li vedremo sempre in questi libri, una parte di loro sarà sempre in questi libri che ci sono qui, e una parte di loro verrà donata a tutti coloro che questi libri leggeranno. Ed è con questo pensiero che appunto credo che sia davvero importante la giornata di oggi, e quindi davvero ringrazio tutti coloro che hanno fatto sì che questo potesse essere possibile, in primis Francesco, ovviamente, la sua famiglia, che hanno reso disponibile questi libri e che hanno accettato che questo potesse avvenire. Io davvero vi ringrazio ancora tutti, un grande ringraziamento lasciatemelo fare a Maria Grazia e a Riccardo. Perché davvero in questa occasione, come anche in altre, e anche Mauro Corneglio, sono davvero l'anima della nostra biblioteca e anche l'anima di tante manifestazioni come quella di oggi e anche di diverso tipo che vengono svolte, grazie anche ovviamente a Cristina, a Sonia, al CIS38, perché appunto questi sono momenti di collettività, positivi di collettività, e vogliamo che appunto questo sia ricordato a tutti. Grazie ancora e buon pomeriggio. Visibilmente commossa, la figlia dei coniugi di Ghera, Francesca, che ha sottolineato la pericolosità delle armi. È da questa mattina che sto rivivendo momento dopo momento quel sabato dello scorso anno. Le cose fatte, le parole dette con i miei genitori. Ricordo tutto e tutti i dettagli con estrema lucidità. Un giorno ho letto una frase che devo dire mi sento calzare molto a pennello in questo momento. E diceva: ti accorgi di essere forte solo perché l'essere forti è l'unica alternativa che hai. Ecco, per me adesso è così, non me lo sento assolutamente un pregio, ma l'essere forti è davvero l'unica alternativa che ho per sopravvivere a questo dolore grandissimo e a far crescere serenamente la mia bambina. Sono però contenta di essermi ritagliata questo momento qui, oggi pomeriggio, con tutti voi. Sono davvero felice che i libri della mia famiglia che ho donato alla Biblioteca Comunale siano stati destinati a questo luogo. Per questo davvero ringrazio di cuore Maria Grazia, tutta la Biblioteca Comunale,
l'amministrazione, il sindaco, Costanza, le responsabili del centro famiglia, le ragazze del liceo musicale per questo momento di ricordo. Un libro regala momenti di svago, di riflessioni, può essere una compagnia in un momento di solitudine. Il fatto che siano stati destinati a questo luogo quindi è davvero meritevole, e in un luogo dedicato proprio alle famiglie e a quello che nelle famiglie può nascere, crescere, mi viene da dire questo, che l'importante credo che sia davvero quello di non chiudersi mai in se stessi, qualora sorgano anche delle difficoltà all'interno delle famiglie, non abbandonarsi di fronte alle difficoltà, non voltare le spalle a chi ti tende una mano, ma chiedere in ogni caso aiuto e non vergognarsi di questo. Credo che soltanto con la reale sinergia tra tutti gli enti che operano sul territorio sia possibile far sì che le difficoltà si possano trasformare in delle occasioni e possano essere colti quei segnali di aiuto, quei campanelli di allarme che a volte non vengono esplicitati con le parole. Ci tengo a dire ancora una cosa, ovviamente per me molto importante. Le armi non portano mai a nulla di bello. Le armi in casa poi a maggior ragione possono essere soltanto strumento di grande dolore e profonda sofferenza. In questo anno ho avuto modo di parlare con tante persone dell'accaduto e diverse mi hanno riferito, mi hanno raccontato come conservavano ancora fucili o pistole ereditate da familiari soltanto per ricordo. Ecco, io penso che di una persona cara si possano conservare tanti ricordi, si possano conservare tanti oggetti che la ricordano, ma che non siano ovviamente un'arma. Addirittura la scorsa estate una conoscente mi aveva confidato che suo figlio per i 18 anni aveva richiesto e ottenuto una pistola con il relativo porto d'armi. Ecco, questo mi sembra davvero tutto molto estremo, lontano da quelli che sono stati gli insegnamenti della mia famiglia e lontano dal mondo che vorrei per le nostre generazioni future. Le pistole, le armi non possono essere un giocattolo, non devono essere un capriccio, perché se utilizzate finisce tutto così in un attimo. Grazie Francesca. Dalle tue parole, quella delle armi, oggi ahimè che abbiamo chi con le armi sta combattendo a poche distanze, a pochi chilometri da noi, a pochi chilometri dai confini dell'Italia, è veramente un argomento che ci tocca tutti, al di là del motivo per cui siamo qua oggi. Quindi quello che ti ho detto è un messaggio rafforzativo di pace che noi vogliamo anche in questo momento fare nostro, quello di vogliamo assolutamente la pace. Mi unisco ai ringraziamenti, non li ripeto, che ha fatto Costanza Contacanova, a tutte le persone che hanno permesso oggi di essere qui, in primis naturalmente a Francesca nel ricordo dei suoi genitori. Ma visto che ci sono persone che probabilmente oggi per la prima volta vengono in questo centro famiglie, mi è piaciuto tantissimo l'inizio con cui Cristina Rò ha spiegato che cos'è questo centro famiglia, no? E magari qualcuno non l'ha mai visto, non lo sapeva neppure dell'esistenza, quindi è anche l'occasione per far capire che Rivarolo ha questo centro famiglia, che non è un centro famiglia riservato ai cittadini di Rivarolo, ma è un centro famiglia aperto a tutta la collettività del CES 38, quindi a tutti i comuni dell'Alto Canavese. E questa è una cosa importante, perché il territorio mai come oggi ha bisogno di questo centro, di queste cose, delle cose che si fanno in questo centro. Collegandomi invece alla donazione, devo dire che
non sempre, ma spesso dagli eventi tragici, brutti, negativi, avvengono delle cose che magari uno non avrebbe mai pensato, no? Delle cose belle e delle cose positive, e questa è una di quelle. Dalle morti, purtroppo, delle persone, spesso rinascono delle altre vite. In questo caso non è stato possibile farlo, forse il paragone non è neanche di più azzeccati, però spesso quando muore qualcuno, specialmente se giovane, si può fare la donazione di organi verso altre persone, si permette ad altre persone di vivere, quindi ci sono delle persone che vivono grazie a delle persone che sono decedute. In questo caso la tragicità dei fatti non hanno permesso questo, ma questa donazione di libri che sono stati vissuti dai genitori, permettere a molte persone, a molti cittadini che frequenteranno questo centro, di rivivere grazie anche a questo, di avere la possibilità di fare cultura, di leggere questi libri che sono stati letti dai genitori. E quindi è veramente un bel gesto. Io come amministrazione non posso che dire grazie a tutti, ripeto, tutti coloro che hanno permesso questo. E il ricordo dei genitori, dei coniugi di Ghera, per me è un ricordo bellissimo, penso che debba rimanere il ricordo bellissimo in tutti i cittadini di Rivarola, e sarà sicuramente così. Grazie ancora a tutti.